sopravvissuto all'avvento dei tempi nuovi. Dietro questa modesta casupola s'apre al sole il cortile del nostro suonatore Camè D'Antonio, detto Pilloni. Sotto il pergolato si svolgeranno le prove di registrazione del suono, di cui solo una breve parte sarà riportata in questo film. Questi gli strumenti, il tamburino e il pipaiolo, che è un flauto a bocca zeppata di sambuco con tre fori all'estremità inferiore, due anteriori e uno posteriore. Ed ecco il nostro 73enne Pilloni. Questo pipaiolo del Pilloni è tagliato in sol e pratica una estensione di ottava, dal re al re 1, con intonazione malinconica che fa apparire in mi minore anche i modi in sol maggiore. Con questo complesso musicale importato attraverso la Spagna dai Mori, il Pilloni esegue tre modi tradizionali. Il passo de samisa, eccolo, in sei ottavi segnati tutti e otto ritmicamente dal battimento del maggiou, il mazzuolo, sul tamburino. Viene eseguito dinanzi al portone spalancato della chiesa, mentre vi si celebra la messa solenne e tace solo durante la predica. Notevole questa discriminazione rituale cattolica che ammette entro la chiesa le launeddas e trattiene sulla porta il pifero e tamburino moresco. Le launeddas hanno la natura dell'organo, strumento corale baso della comunità cristiana, la ecclesia, mentre pifero e tamburino ricordano l'origine moresca infedele e però giova solo come strumento di richiamo, ma escluso dall'intima celebrazione del mistico sacrificio.